Benvenuti a questa mia nuova presentazione nella quale vi voglio mostrare una pratica soluzione di collegamento del PC al proprio router senza dover usare cavi o connessione wireless del router. Quindi questa soluzione che si basa sulla rete elettrica di casa propria permette di evitare di usare dei cavi Ethernet lunghi o molto lunghi che attraversano magari tutta la casa per collegare il proprio PC sul posto di lavoro dove lo si usa e per collegarle verso il modem che magari è distante in un altro locale. Evita di aumentare l'inquinamento delle onde radio, perché sappiamo che il wireless, che ormai oggi è offerto come funzionalità da praticamente tutti i router, il wireless, dicevo, è comunque una frequenza radio anche lui, come lo sono i cellulari, come lo sono le radio, le comuni radio, eccetera. Ecco, si parla sempre più spesso di inquinamento di queste onde, siamo sempre più pieni, il mondo intero è sempre più circondato da queste onde, e se vogliamo almeno evitare di aggiungere un'ulteriore onda in casa nostra, dobbiamo evitare di usare il wireless, la funzionalità wireless del nostro router. E quindi come fare appunto per evitare sia i cavi che ci girano per casa, che sono scomodi e magari anche pericolosi, sia le onde della funzionalità wireless? Allora, una soluzione che è già presente nella struttura di tutte le case è la rete elettrica, ovvero le prese che abbiamo una o più per locale nelle nostre case. Quindi è già tutto pronto, basta poterla usare. E allora questa soluzione che vi presento in questa presentazione è appunto ideale, trovo almeno ideale per chi vuole appunto la libertà di allacciare il proprio PC o i propri PC, quindi non si è limitati ovviamente a uno solo, in qualsiasi locale della propria casa, senza aggiunta di infrastruttura, cioè usando l'infrastruttura esistente. Allora, la soluzione dove sta? Sta nell'acquistare un kit di connessione tipo Powerline, cioè un sistema di un insieme di parti hardware che permettono appunto di diffondere il segnale DSL del router attraverso la linea elettrica di casa propria. Allora, come dico qua, con un kit come questo è possibile sfruttare la rete elettrica della propria casa e quindi ogni presa elettrica presente per far circolare il segnale DSL dal router verso i propri PC. Ecco, questo è proprio il concetto fondamentale. Si sfrutta quanto c'è già in casa propria per poter utilizzare il PC e navigare in internet. Allora, questa soluzione oltretutto non implica nessuna, diciamo così, fra virgolette, infrastruttura nemmeno sul lato PC, cioè non bisogna installare nessun programma o nessun driver, ma si usano solo questi apparecchi da innestare nelle prese elettriche dove necessario. Ovviamente gli apparecchi devono stare uno da un lato e uno dall'altro in modo da creare l'allacciamento, cioè uno vicino al router e l'altro vicino al PC. E quindi ci pensa il circuito della rete elettrica esistente in casa, ripeto, a trasportare il segnale DSL verso tutte le prese di casa. Quindi in realtà un allacciamento si chiude fra un apparecchio e l'altro, ma ovviamente su tutte le prese che stanno nel stesso circuito elettrico di casa propria sono disponibili e pronte per fornire il segnale DSL del router. Ecco. Questo è la base, il concetto base. Detto così, può sembrare più complicato spiegarlo a parole che farlo vedere, perciò seguirà a questa introduzione una breve spiegazione video che ho ripreso con il mio cellulare,
Quindi mi perdonerete qualche messa a fuoco approssimativa e un po' di immagini traballanti, perché appunto in una mano ho il cellulare e con l'altra opero con il kit di connessione Powerline. Ecco, vedrete nel video, appunto, spiegherò come è fatto il kit di connessione e il principio di connessione, che è davvero molto semplice. Prima di far partire la parte video dimostrativa, però vi do qualche indicazione sull'apparecchio, scusate, sul kit di connessione che io ho acquistato qui in Svizzera, nel mio paese, e vi faccio vedere l'esempio. Ecco, il kit di connessione appunto si chiama Powerline. L'apparecchio da connettere alla rete elettrica è questo, e appunto farò vedere nel video come si usa. Il costo è 139 franchi svizzeri, che convertito, ammesso che qui siano giusti i tassi di cambio, spero. Dunque, da franchi svizzeri verso euro sono circa 114 euro e 163 dollari, più o meno. Quindi è vero che non è una soluzione gratuita, ha un certo costo, però secondo me il valore aggiunto è notevole. Nel caso specifico qui del mio acquisto, un kit comprende due adattatori, cioè due di questi apparecchi Powerline, i due cavi Ethernet da usare assieme agli apparecchi, e ovviamente il manuale. Ecco, quindi con 139 franchi si può già connettere un PC al suo router. Acquistando ulteriori kit di connessione si possono connettere ulteriori apparecchi. Come sempre, il link qui sopra, almeno come riferimento, ve lo metto nella descrizione del video quando lo caricherò su YouTube, quindi ve lo troverete nelle spiegazioni. Ovviamente questo è un esempio, ripeto, per il mio paese. Ho visto in rete che ci sono altri tipi di kit anche con altre forme, di altre marche, anche per altri paesi. Sicuramente ognuno troverà il suo kit adatto per adottare questa soluzione. Ecco, mi sembra di avervi detto tutto per la parte teorica, spiegata, parlata, e vi lascio come finale al video dimostrativo. Grazie e buona visione, e alla prossima. Ecco, passiamo alla parte un po' più pratica di questo video tutorial, nella quale vi voglio presentare concretamente di cosa abbiamo parlato durante l'introduzione, e cioè di questo oggetto Powerline, che permette di sfruttare la rete elettrica del proprio appartamento domestica per diffondere il segnale DSL, che sia DSL, VDSL uguale, comunque DSL, sfruttando appunto la rete elettrica di un appartamento, e quindi tutte le prese elettriche che ci sono sempre in ogni appartamento potranno essere usate per allacciare il proprio PC o qualsiasi altro apparecchio che necessiti del segnale DSL tramite un cavo Ethernet. Allora, vediamo prima di tutto l'oggetto magico, diciamo così, come è composto. Vedete che è semplicissimo, è una forma a presa di corrente. Questo è il formato svizzero, ovviamente ognuno poi potrà acquistare questo tipo di apparecchio nel proprio paese, avrà la sua presa di corrente specifica. Comunque qui abbiamo appunto l'innesto che entrerà nella presa di corrente a parete. Qui in questo specifico modello abbiamo sul retro dell'apparecchio abbiamo la presa di nuovo disponibile di corrente. Quindi, innestando questo apparecchio nella presa di corrente, abbiamo poi non perdiamo quindi una presa elettrica, ma
riacquistiamo subito la possibilità di innestare nuovamente l'eventuale presa che avevamo già in precedenza, che può essere anche una presa multipla, insomma, ecco. Quindi molto comodo questa disposizione perché si usa una presa a parete e si riacquista subito qua un'altra possibilità di innesto di altri apparecchi. Poi sul fondo vediamo che c'è la classica presa Ethernet, quindi dal cavo che porta il segnale ADSL Internet e che verrà innestato, nel quale verrà innestato, scusate, il cavo che va da questo apparecchio verso il PC. Questo praticamente è tutto quanto l'apparecchio. Qui poi su un fianco ci sono delle spie luminose LED che mostreranno l'apparecchio in funzione, questo qui in basso, la qualità del segnale attraverso la linea elettrica, il simbolino qui centrale, e sopra la funzione, la disponibilità della rete internet attraverso la rete elettrica. Tutto qua, non c'è da installare nessun software, nessun driver, niente sul PC da nessuna parte, basta innestare l'apparecchio nella presa di corrente. Ecco, qui in fondo, come ho detto, si innesta il cavo Ethernet, come uno qualsiasi, viene fornito naturalmente nella scatola dell'apparecchio, comunque un cavo normalissimo, di quelli che usiamo di solito per andare dal router verso il PC. Ecco qua la presa Ethernet. E qui l'innesto, normalissimo innesto, che adesso sto riprendendo con un cellulare, spero di riuscire almeno a innestare una presa per fare l'esempio. Ecco qua. Voilà, innestata, normalissimo. Quindi, primo passo, mettiamo nella presa elettrica l'apparecchio con innestato il cavo che andrà verso il nostro apparecchio che dobbiamo usare. Naturalmente questi apparecchi non vengono venduti da soli, ma in coppia, eh? In ogni confezione ce ne sono due. Questo perché? Perché naturalmente un apparecchio identico a questo, un power line identico a questo, deve essere innestato nella presa di corrente vicino al router. E un cavo come questo deve andare dal power liner, dalla presa di corrente, verso il router. Ecco, per esempio, questo è un router, il mio router VDSL, dove nel suo retro ha, vedete, i quattro, in questo caso, in questo modello, quattro innesti Ethernet, di cui uno è questo viola, è dove arriva il segnale. Dal fornitore del servizio internet, e questi altri cavi vanno verso uno verso il mio PC, l'altro verso il TV box, eccetera, eccetera. Ecco, una di queste prese può essere occupata dal cavo che va verso il power liner. Questo, ecco. Una volta che il router, quindi la fonte del segnale DSL, è collegata al power liner, vicino, con una presa vicina, immediatamente in tutta la rete elettrica del nostro appartamento si diffonde anche il segnale DSL attraverso il cavo che abbiamo connesso fra router e apparecchio power line. A questo punto l'altro apparecchio power line che abbiamo innestato nella presa di corrente vicino al nostro PC e collegato col suo cavo al PC riceverà e si metterà in gemellaggio, diciamo così, con l'altro apparecchio vicino al router e fornirà, appunto, farà da ponte attraverso la rete elettrica per il segnale DSL tra PC e router. Ecco, l'apparecchio, questi apparecchi, dicevo, sono magici perché? Perché evitano cablaggi inutili di cavi Ethernet lunghi metri per andare, che ne so, dal vostro ufficio, stanza ufficio, se il router è da un'altra parte. Vi permette di sfruttare qualsiasi presa elettrica del vostro appartamento, basta che vi spostate col vostro PC e la vostra presa power
power line corrispondente in qualsiasi presa dell'appartamento e avete sempre il segnale alla massima potenza DSL con il router che può restare tranquillamente anche in cantina a questo punto, dove non disturba nessuno. E altro vantaggio, non è necessario usare, ecco qua, usare il segnale Wi-Fi, cioè la rete radio del router per trasmettere e diffondere il segnale DSL ai PC o altri apparecchi che hanno la possibilità di connettersi con il cavo. Non è più necessario avere in casa acceso tutto il giorno questo ulteriore segnale radio che andrebbe ad aggiungersi ai vari segnali che già ci sono nell'aria, insomma, e alcune volte si sente parlare di questo inquinamento di onde radio e non radio, telefoni, cellulari, eccetera. Ecco, se vogliamo almeno togliercene una, basta usare questi apparecchi comodissimi, piccoli, non troppo ingombranti, anche abbastanza eleganti, da mettere nelle nostre prese domestiche. Quindi l'uovo di Colombo che volevo mostrarvi anche proprio fisicamente è questo. Riassumendo, al minimo ci vogliono due di questi apparecchi. Uno che va dalla presa elettrica verso il router, l'altro che va dalla presa elettrica verso il vostro apparecchio, che può essere appunto un PC. Questo è tutto come dimostrazione pratica perché veramente non c'è nessuna operazione complicata, basta innestare nella presa elettrica, lo sanno fare tutti. E nei commenti di questo tutorial sul mio canale YouTube vi metto perlomeno il link dove io ho acquistato questi apparecchi, naturalmente nel mio paese, in Svizzera, ma ci sono anche altre marche, altri apparecchi, altre forme che ognuno può acquistarsi nel suo paese.